Sette TV, eccoci qui a Ciao Milano, una manifestazione di gastronomia, moda e make-up organizzata dalla signora Madame Jadida, una signora del Senegal che è arrivata qui per noi oggi proprio per spiegare questa bellissima manifestazione. Insieme a lei c'è il signor Mara Ndiaye, che è il nostro collaboratore. Grazie per essere qua in Italia, per aver inventato questa bellissima manifestazione. E chiedo quindi qual è l'idea, per quale motivo hai inventato questa manifestazione. Merci beaucoup. Je suis Jadida, la présidente fondatrice de la marque Jadida Couture et de Jadida Events. Jadida Events est un événement qui met en valeur la créativité et l'élégance de la mode africaine ici à Milan. Je suis une femme passionnée de la mode et j'ai envie de montrer notre savoir-faire à d'autres nationalités. J'ai eu envie de faire une exposition ici à Milan. Pourquoi à Milan? Parce que Milan, c'est la capitale de la mode. Donc, j'aime bien les grandes marques qu'on trouve ici à Milan. Et j'ai toujours rêvé d'exposer, de montrer notre savoir-faire à d'autres nationalités, comme Milan et l'Europe. J'ai adhéré à une structure qui se chiama Jadida Events. È uno stilista. Il stilismo è una cosa che gli è piaciuta da quando era bambino e quindi ha avuto questa idea di fare questa fiera qua a Milano. Perché Milano? Perché Milano è la capitale della moda, quindi è per quello che ha scelto questa per farlo come prima edizione qua a Milano per tutta l'Italia. Quante persone sono state coinvolte? Perché vediamo che c'è tantissima gente. Oui, exactement. On a eu plus de 30 exposants. On a des stylistes, des artisans, des personnes qui font des produits cosmétiques, des personnes qui font des produits capillaires, à base de beurre de karité. Toutes les matières premières viennent du Sénégal. Si, à dire que c'est la fête encore plus de 30 personnes qui sont venues pour comme des expositionnistes. C'est dentro quelle qui fanno le stylisme, c'est anche quelle qui fanno des produits cosmétiques, des produits con i capelli, e c'è anche la parte gastronomia. Quindi per le persone che vogliono mangiare riso e vedere anche la cultura senegalese, e c'è anche come dire un progetto che si chiama Cebujon, che hanno fatto dentro per far vedere proprio la cultura senegalese. Cebujon è uno dei più importanti dei piatti gastronomici del Senegal. Ecco, la ultima domanda di fronte a questa bellissima esibizione, questi djembé che ci stanno un po' assordando ma che sono cultura senegalese, quindi è una atmosfera bellissima. Quali sono i progetti per il futuro? Déjà, merci Milan. Merci Italie, on est vraiment contente parce que moi personnellement je suis agréablement surprise. Quand j'ai voulu faire l'exposition à Milano, j'avais vraiment des doutes. Mais quand je suis venue, j'ai reçu un monde fou, un joli monde. Alors là, on est très contente. On veut montrer notre savoir-faire. On va faire d'autres expositions ici en Europe, que ce soit en Italie, en France, en Suisse, en Belgique. On veut montrer la culture sénégalaise partout dans le monde. C'est ça, merci beaucoup. Et on vous remercie énormément. Merci de votre déplacement. Adesso che fa un grande ringraziamento a tutto Milano, a tutta l'Italia, perché questa ha superato quello che pensavo e è molto molto contenta. Quindi d'ora in poi andrà più avanti e perché non farlo per tutta l'Europa, andare negli altri paesi per farlo lì anche. Ma adesso per l'Italia non c'è niente da dire che un grande grande grazie per tutta l'Italia. Veramente è stata una bellissima manifestazione, sono stati 3 giorni di pubblico intenso e quindi arrivederci, au revoir. Au revoir, alla prossima, ciao Milano.